Ghostbusters Afterlife ci regala un fantastico set di giocattoli che oggi andremo a unboxare. Wabalabadabdab e bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Toys and Unboxing e bentornati a parlare di Ghostbusters. A breve uscirà Ghostbusters Afterlife, ci sono state già le prime visioni di un gruppo ristretto di selezionati che hanno giudicato positivamente questa pellicola, questo film. Io ho molta hype per questa pellicola, so che per come sono i miei gusti potrei non apprezzarla pienamente perché appunto non c'è l'ambientazione newyorkese, c'è un rimando generazionale, un ricambio generazionale, quindi però ciononostante ho percepito che l'effetto nostalgia di questo film è stato grande e è piaciuto a tutti gli appassionati, quindi spero vivamente di esserne soddisfatto, ma poi ne parleremo una volta che avrò visto la pellicola. Ciononostante, qualunque cosa accada, questo film ci ha già regalato dei fantastici giocattoli che, come li ho visti, li ho adorati, perché abbiamo finalmente una versione giocattolosa. Quindi non un action figure con i lineamenti perfetti, ma una specie di caricatura, se così vogliamo dire, dei Ghostbusters, dei film che si incastrano perfettamente nei playset dei giocattoli di The Real Ghostbusters del 1987. Detto in parole povere, questi fantastici giocattoli che andremo ad aprire possono entrare nella Ecto 1 dell'87. Andiamo subito ad aprire, ho preso un giocattolo a caso, non so nemmeno qual è, anche se la persona che me li ha spediti l'ha anche scritto, però non voglio leggere. Allora, ho preso tutti e quattro i giocattoli, farò anche la pazzia di aprire la scatola questa volta, ovviamente con molta parsimonia, con molta calma. Perché dico che questi giocattoli possono essere inseriti tranquillamente nella Ecto 1 del 1987? Perché non hanno fatto una Ecto 1 per Afterlife, l'hanno fatta, non è di mio gusto, onestamente. Vi metto magari qua un riquadro in descrizione, o scusate, un riquadro qua in sovraimpressione, così vedete magari la differenza delle due Ecto. Io sono molto affezionato alla Ecto dell'87 di The Real Ghostbusters. Aggiungeteci anche che l'ho comunque customizzata per assomigliare di più a quella dei film, quindi non ho assolutamente la necessità di acquistare questa nuova Ecto. Allora andiamo a aprire. Oh, eccolo qui, adesso ve lo mostro bene alla videocamera. Buttiamo via la scatolina. Abbiamo Egon Spengler. Guardate che figo. Che figata, che figata. Scusate, sono un attimo. Tanto bello. Allora, adesso apriamo tutti e quattro i pacchetti e poi li unboxiamo uno per uno. Ok? Wow, figata. Egon già mi piace un sacco. È proprio lui. Poi non mancheranno anche delle critiche a questa versione, perché comunque un paio di difettucci li ho trovati, sono difettucci sormontabilissimi, però ci tengo a farli notare perché è giusto, cioè alla fine se si fa una recensione bisogna trovare i pregi e i difetti. Apriamo il secondo seconda scatoletta. Vi dico già che sono incartati solo tre, il quarto l'ho dovuto trovare in un altro negozio che me l'ha spedito giustamente in un pacchetto senza la confezione regalo. Oh, partiamo con il retro Ray Stance, vediamo com'è il davanti, lo vediamo insieme. Wow, guardatelo qui! Guardate Danny Croyd, che figo! Anche qua è disegnato benissimo, questo disegno di Danny Croyd è fantastico. Con la targhetta che manca chiaramente in queste versioni a giocattoli che non hanno la targhetta, non ce l'hanno proprio nemmeno nel cartone, non è che non l'hanno. Non è che non l'hanno messa nel giocattolo, anzi. Allora, andiamo ad aprire l'ultimo. Ah, spacco tutto! Allora. E vabbè.
Oh, guardate Venkman con il mastino infernale. Tra l'altro, io il mastino infernale sono riuscito a recuperarne la versione della Playmobil, che erano scontatissimi all'Ocean, negli ultimi giorni di Ocean. E ho questi fantastici mastini infernali che ho messo vicino alle mie due Ecto 1. Wow. Se volete vedere anche la mia i giocattoli che già avevo su dei Ghostbusters, vi metto qua in descrizione, qua nelle schede, gli altri video che ho fatto di Toys and Unboxing contenente appunto i miei giocattoli. Dulcis in fondo, però non ci sarà lo spacchettamento perché me l'hanno mandato così, il Winston Zeddemore, il primo dipendente della Ghostbusters Inc. Ghostbusters S.P.A. Zedmore. Minchia, guardate come hanno scritto Zedmore, piccolino! Cognome lunghissimo. Belli, 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 belli. Adesso andiamo ad aprirli. Come vedete sono della Hasbro. La Hasbro ha acquistato, diciamo, i diritti dei Ghostbusters, ha acquistato quello che era la Kenner, fondamentalmente, e ha anche ristampato i Ghostbusters di The Real Ghostbusters, che poi sono quelli che vi ho mostrato nell'altro video. Cominciamo proprio da Zedmor, quindi cominciamo dall'ultimo che ho aperto, diciamo. Vediamo innanzitutto, qui c'è tanto scotch. Questo è Winston Zedmor, lo mostro anche qui nel caso. Ecco, guardate che figo che è, guardate che figo! Lo estraggo. Estraiamo anche lo slimerino, che è il primo slimer in scala che abbiamo nella storia, che non so, si apre e diventa una roba orrenda alla Stranger Things, ma si sa che questo film strizza l'occhio Stranger Things, quindi non prendiamoci in giro. Abbiamo uno zaino protonico fantastico. Oh mio Dio, che giro strano che fa. Ed è gommosissimo, quindi wow, che figata. È molto da collezione perché, per esempio, non c'è il classico raggio protonico, no, che c'era. Ecco, mettiamo qui. Qua si può. Anche sul retro, è una figata unica, ve lo faccio vedere anche così. È una figata ed è gomma rigida, ma è gomma. Si mette. Un po' sottile, ma direi che rende l'idea. Il logo è grandissimo, mi piace un sacco. Vediamo come dovrebbe. Non so se deve tenerlo per l'ugello o così. Credo così. Stupendo. Adesso facciamo una prova. Mettiamo questo zaino in un Ghostbusters della versione The Real Ghostbusters. Ovviamente prendiamo sempre Winston. Questo è il Winston che usavo da bambino, quindi è conciatissimo. Allora, cade un po'. È un po' molle, eh? È un po' molle, però, devo dire che se sorvoliamo su questo, ecco fatto. Se noi sorvoliamo su questo, se per esempio uno ha una versione The Real Ghostbusters e volesse mettere, non so, qualche cosa che tappa qui, potrebbe utilizzarlo. Winston lo abbiamo aperto. Vediamolo anche vicino al Winston dei, come si dice, dei cartoni animati. Lo facciamo vedere anche qua, quest'altra camera. Sembra più alto. Ovviamente ci sono i baffi che io tentai di disegnare quando ero piccolo. Peter Venkman. Abbiamo un Venkman finalmente che assomiglia un sacco a Bill Murray. Vi mostro anche qua Venkman, figata, e ve lo mostro vicino al mio Venkman, che non è quello che usavo da bambino perché era distrutto, ne ho trovato un altro, un mercatino. Poi io tendo sempre a colorarli un po' di più. Vedete che ho colorato di verde i risvoltini come nel cartone. Ho cercato di aprire, tra virgolette, rovinando la plastica e non il cartone, in modo che un po' attaccato qui, ma guarda, ma tu guarda. Ecco qua, abbiamo un Ray Stance decisamente più simile
Adenecroid che non nel cartone. Ecco, questa è una roba stranissima. Vi faccio vedere il fantasmino, che chissà, magari apparirà in Afterlife. Chi lo sa? Lo scopriremo. Non è nulla di che io ricordi già visto, a meno che qualcosa in The Real, ma non ne vedo il senso, dato che riprendono comunque il film proprio per differenziarsi dal cartone, quindi chissà se lo vedremo in Afterlife o se è una cosa che mi è sfuggita nel film. Ecco qua, vi faccio vedere anche Ray Stantz. Somiglia molto come viso a Adenecroid, assomiglia, è più alto anche questo, però ci sta perché comunque Adenecroid è molto alto rispetto al Ray del cartone animato. Il colore è molto simile in questo caso della tuta. Il simbolo, ecco, vedete, è decisamente più grande. Decisamente. Il capello è castano, ovviamente. Ed è molto più magro. Ray, soprattutto nel primo film, è più magro rispetto al Ray, dei cartoni animati. Qui è anche un po' troppo magro, ma poi andiamo a vedere perché, che fa parte dei due difettucci che ha questa linea di Ghostbusters. Ecco, faccio. Mettiamo anche lo zaino protonico a Spengler, glielo diamo in mano. Li ho messi tutti nella mano destra, fatemi sapere se c'è qualche Ghostbusters mancino, così lo metterò nella mano giusta, ma non ci ho mai fatto caso onestamente a sta roba. Perfetto. Ok, questo è lo Spengler del film, ve lo metto vicino allo Spengler dei cartoni animati, mi scuserete, ma è molto conciato e la testa non è originale. Ecco, vedete qua l'altezza è praticamente identica. Ok. Ovviamente abbiamo una grossa differenza dal punto di vista estetico perché ci sono gli occhialoni che fanno intravedere gli occhi, che sono, la montatura è nera, non è rossa come quella dei cartoni animati, eccetera. Però ecco, lo vedo un po' rigido, cioè lo vedo un po' col collo un po' così, non so se si nota, un po' così, non mi piace tantissimo. Però il fatto stesso di avere questi personaggi mi entusiasma tantissimo. Ora cerco di mettervi i Ghostbusters vicini alle loro controparti, The Real Ghostbusters. Questa versione cinematografica di Ghostbusters si chiama Ghost Fright Feature. Ok. Cerchiamo anche di tenere. Ecco. Così cerchiamo di ricordarci, scusate l'inquadratura, adesso la sistemo un attimo, eccola qui, ecco fatto. Come vedete sono molto più alti, adesso passiamo subito a elencare i difetti di cui vi parlavo. Allora, vi metto un attimo vicini i The Real Ghostbusters uno accanto all'altro, vi accorgerete di una cosa. Di quanto ogni personaggio ha una sua identità particolare. Egon è più alto ed è più magro. Ray è più basso di Egon. Ok, non corrisponde alla verità nel film, ma chi se ne fotte, è diverso e ha un po' di pancetta. Peter è alto come Ray, ma è più magro di Ray. E Winston pure è alto come Peter, però il fisico è diverso. Lo si può vedere anche dalle tute, la tuta di Winston ha le gambe più grosse, ha molti più risvolti, come se fosse, non so, di una taglia più grande a livello di pantaloni, hanno la rice trasmittente davanti. Si vedono molto meglio le tasche di Peter rispetto a quelle di Winston. Ray invece ha una rice trasmittente sul fianco, proprio perché, essendoci la panzetta, non gliel'hanno potuta mettere davanti. Egon, anche lui ha una rice trasmittente davanti, ma è diversa da quella di Peter e Winston. Insomma, la corporatura di ogni singolo Ghostbuster è fatta appositamente per quel Ghostbuster, cosa che invece non si può dire
dei nostri Ghost Fright Feature Ghostbusters della Hasbro edizione 2020 per Afterlife. Ovvero, se voi ci fate caso, se escludete la testa dei nostri eroi, la corporatura è assolutamente identica. Sono tutti uguali, sono tutti alti uguali, sono tutti magri uguali. Non c'è la minima differenziazione tra personaggi. Questo perché? Perché sicuramente per la Hasbro è più facile produrre in larga scala il corpo per tutti, per poi differenziarli solo con la testa e con la targhetta del nome, che però è stampata, di conseguenza non è un grosso sforzo. Questo è uno dei due difetti che ho riscontrato nelle figure. Un altro, una cosa che potevano fare per differenziare i personaggi nella corporatura era, per esempio, il fatto che Peter Venkman, se voi ci fate caso nel film, non ha mai i pantaloni infilati negli stivali, li ha sempre fuori. Una particolarità che hanno evidenziato anche nei fumetti dei Ghostbusters della IDW. Per esempio, c'è Egon che ha sempre il colletto rialzato, qua invece hanno tutti il colletto uguale. Poi si intravede una maglietta sotto alla divisa e non è stata assolutamente colorata. Poi a questo ci penserò io ovviamente. Un altro difetto che ho riscontrato, soprattutto alla luce del fatto che i bambini del film Afterlife sono invece colorati meglio, hanno tutti e quattro i Ghostbusters, hanno le gomitiere grigie che avevano anche nella versione The Real Ghostbusters, vi mostro un Peter Venkman, anche se per qualche ragione i The Real Ghostbusters avevano una sola gomitiera, non su entrambe le braccia, però vabbè, forse non volevano farle troppo simili alle tartarughe ninja in un periodo dove andavano tanto le tartarughe e avevano le gomitiere e le ginocchiere, quindi hanno voluto fare sta roba. Qua invece hanno, giustamente come nel film, hanno entrambe le gomitiere, ma non sono state colorate. Nessun personaggio ha le gomitiere colorate e potevano tranquillamente usare lo stesso colore della cintura o degli spallacci dello zaino, ma non lo hanno fatto. Probabilmente o se ne sono scordati, non lo sapremo mai. Fatto sta che non l'hanno fatto. Bene, grazie per essere stati con me fino adesso. Aspettiamo insieme di vedere Ghostbusters Afterlife e io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.